Questo è il secondo video della serie sul foglio di calcolo e andiamo a ripassare velocemente quanto fatto in aula, in particolare sulla notazione scientifica e sul foglio di calcolo. Ribadisco che questo è un video che ripassa la tecnica sul foglio di calcolo, ok? Non vuole spiegare cos'è la notazione scientifica, come funziona, ok? Quindi, in classe avete visto due esempi per ciascuna tipologia, ovvero quando dovete mettere in notazione scientifica un numero maggiore di 1 o un numero minore di 1. Okay. Andiamo a rivedere i passi che portano a diciamo, l'implementazione, l'utilizzo della notazione scientifica nel foglio di calcolo. Allora, questo esercizio che avete fatto in classe. Cosa vi ha fatto fare? Avete avuto dei numeri forniti dal docente, che sono gli stessi che trovate qua. Ad esempio, qua avete 200, no, 2.392.740 e la prima cosa che avete dovuto fare è identificare l'esponente della potenza del 10 corrispondente. Ok? Capite che questo è un numero che se lo scrivete in notazione scientifica avrà il suo coefficiente moltiplicato per 10 alla 6. Quindi la prima cosa che avete fatto è aver identificato l'esponente corrispondente. Cosa significa questo? Significa che la potenza del 10 che corrisponde a questo numero è 10 alla 6. E infatti quello che avete fatto qua, okay, è stato elevare 10, okay, alla sesta, ovvero. Se guardate la formula, avete 10 elevato alla sesta, cioè alla casella B5, alla cella B5. Okay. Successivamente, per convertirlo in notazione scientifica, quello che avete fatto è stato prendere questo numero e dividerlo per 1.000.000, okay? Cioè per la cella C5. Infatti, guardate, avete, se andiamo a cliccare la formula, A5 diviso C5. Ok? Quindi quello che avete fatto quando avete un numero maggiore di 1 lo avete diviso per la potenza del 10 corrispondente e avete ottenuto diciamo il coefficiente della notazione scientifica che cercavate, 2,392740. Adesso non entriamo nelle cifre. Allo stesso modo in classe avete visto anche il modo più rapido per convertire questo numero, okay, direttamente utilizzando il formato notazione scientifica del foglio di calcolo. Quindi quello che avete fatto, questo lo rifacciamo, è stato prendere il numero, adesso ve lo scrivo qua sotto, ok, e avete selezionato formato, numero, scientifico, e poi avete aumentato a piacimento il numero delle cifre. Vedete che otteniamo esattamente questo. Sotto, quando il numero è minore di 1, avete fatto esattamente le stesse cose, determinato l'esponente. Determinato la potenza del 10 sempre elevando l'esponente che avete trovato e poi infine avete in questo caso diviso, scusate, moltiplicato per la potenza del 10 che avete ottenuto elevando per l'esponente corrispondente. Ok? Vedete, le cose praticamente sono identiche. Proseguiamo con la seconda parte in cui avete scritto, diciamo, un piccolo algoritmo per determinare l'ordine di grandezza di una misura di un numero. I passi che avete compiuto sono analoghi a quelli fatti precedentemente, quindi avete scritto il coefficiente del numero in notazione scientifica facendo come prima, dividendo o moltiplicando a seconda che fosse maggiore di 1 o minore di 1, questo in questo caso è maggiore di 1, e poi volendo avete posto il numero in notazione scientifica anche in modo automatico con il formato. La cosa però che vale la pena qui ripassare è come effettivamente andare a scrivere la formula che vi permette di capire l'ordine di grandezza. Sapete che l'ordine di grandezza vi è ciò che è appena sopra o appena sotto, okay, e viene determinato soprattutto guardando al coefficiente della notazione scientifica. Per farlo avete implementato quella che viene detta una funzione se, o diciamo una diramazione condizionale, possiamo chiamarla in questo modo.
Cosa voglio dire? Ad esempio, io voglio sapere se questo numero, ok, come ordine di grandezza, ha 10 alla 6 oppure 10 alla 7. Sono queste tipicamente le due possibilità. Qual è la regolina? La regolina è che a seconda del valore del coefficiente, se quel coefficiente è maggiore o uguale di 5, si salta la cella al valore successivo. Quindi io vado a scrivermi una formula uguale e utilizzo la funzione se, quindi scrivo se. Poi apro una parentesi tonda, vedete che lui già mi dà un completamento su come fare. Quindi mi chiedo se il coefficiente in notazione scientifica, che è quello che decide l'ordine di grandezza, se di 5, ok, è maggiore o uguale, quindi metto maggiore o uguale di 5, quindi questa è l'espressione logica, la chiamo la condizione. Cosa succede? Se è maggiore o uguale di 5, cioè se questa cosa è vera, infatti dice valore se true, lui gli faccio prendere 10 e glielo faccio elevare. A che cosa? Alla potenza del 10 che ho ottenuto, ok? Scusate, all'esponente della potenza del 10 più 1. Cioè, cosa significa? Gli sto dicendo, guarda che se il valore è maggiore o uguale di 5, in questa cella mi devi scrivere come ordine di grandezza 10 elevato all'esponente più 1, perché quando è maggiore o uguale di 5 salto all'ordine di grandezza successivo. Cosa fare invece se è falsa la condizione, cioè se di 5, cioè se il coefficiente è minore di 5? Semplicemente gli faccio scrivere 10 elevato a quanto prima, quindi fondamentalmente quello che avevo precedentemente. Per sicurezza qua gli metto una parentesi tonda, sempre meglio mettere una parentesi tonda in più che una in meno. E adesso chiudo la mia condizione. Ora, se ho fatto tutto corretto, dandogli invio, mi dovrebbe stampare 1 per 10 alla 6, che è esatto. Adesso glielo metto in notazione scientifica così vedete che il risultato viene identico. Quindi vado a fare formato numero scientifico. Vedete, ho fatto giusto. Ora, la cosa bella, come abbiamo già detto, delle formule, che se voi le trascinate, le ricopia e le modifica in modo corretto.